Sciopero di 2 ore al petrolchimico per protestare contro la decisione di Eni di vendere gli impianti per il cracking di Versalis a un fondo di investimento straniero, uscendo definitivamente dal settore della chimica. Il 17 di questo mese di dicembre è già prevista, praticamente a quanto abbiamo sentito nei corridoi purtroppo, che ci sarà proprio l'accordo definitivo con la firma e la cessione di Versalis al 70% delle quote a questo fondo. L'azienda aveva cercato di impedire ai lavoratori di effettuare lo sciopero, sostenendo l'impraticabilità del fermo degli impianti, ma la prefettura di Venezia ha dato ragione agli operai. Eni aveva promesso, di fronte a tutte le istituzioni locali e nazionali, di attuare un piano di investimento di 200 milioni per convertire questi impianti a chimica verde, ricordano i sindacalisti. Ora, con questa marcia indietro, il destino dei pochi lavoratori rimasti al petrolchimico dipende da investitori stranieri che nessuno conosce, che mai si sono occupati di chimica ed è quindi appeso a un filo. Gli operai sono quelli che pagano il prezzo più alto, avendo meno tutele, meno tempi per la vita. Ci mancano le garanzie, questo sì. Con Eni eravamo molto più sicuri da questo punto di vista, perché i fatti della storia dicono questo. Adesso onestamente non lo sappiamo e quindi siamo un po' titubanti su questa scelta fatta, soprattutto dopo certe promesse.